Questo video è offerto da nostra compagnia Willy Cecitai e Migliorini in questa insolita intervista doppia. La USAB arriva al derby sentitissimo con la Salernitana dalla vittoria di un altro derby, il quinto conquistato stagionale in casa contro il Savoia, anche frutto di un po' di fortuna con i due gol su deviazione. In questa trasferta Salernitana, quindi questo nuovo derby, in questo orario insolito di mattina alle 11, come si sta preparando la squadra e qual è lo stato d'animo dell'interno? Lo stato d'animo è sicuramente carico, ma allo stesso tempo, come ho citato, tranquillo. Diciamo, prepariamo la nostra settimana in maniera tranquilla, senza troppa ansia, perché comunque si rischierebbe di arrivare un po' troppo, diciamo, scarichi, no? E quindi niente, stiamo preparando la nostra settimana al massimo delle nostre condizioni e in un orario, come hai detto te, abbastanza insolito, perché comunque giocare alle 11 della mattina anche organicamente forse non è il massimo, però comunque siamo derby importantissimi, siamo felicissimi di giocare e speriamo di continuare comunque a dare importanza a questa striscia positiva consecutiva di risultati. Senti, quindi, sotto questo piccolo punto di vista, voi state praticamente, vi state organizzando ad avere la colazione prestissimo di mattina, se non andiamo errato incominciare già la mattina alle 6.30 per comunque mettervi un momento in condizione di poter affrontare una partita insolita per comunque un campionato professionistico a partire da quest'anno ad un orario abbastanza inusuale. Sì, naturalmente bisogna un po' adattarsi a quello che si decide, quindi come ho già detto organicamente gli orari saranno tutti naturalmente anticipati, perché comunque ci sono delle tappe anche a livello alimentare importanti, e quindi fare la colazione presto a pranzare e solitamente a un orario tipo le 9, almeno 2 ore prima, capito? Poi 2 ore di prima. Comunque assolutamente la stessa situazione che vale per noi vale anche per l'avversario, vale per loro, quindi va bene così. Tu sei comunque uno degli esperti, dei tra virgolette nonni di questa squadra, anche se l'anno scorso per 6 mesi non hai fatto parte di questa squadra. Il discorso societario che è stato impostato quest'anno comunque con Mister Pancaro, che ha avuto a disposizione una squadra di giovani per poter disputare un campionato tranquillo in salvezza, si sta trasformando in una delle forse più rose aspettative nella quale nessuno ha detto ai lavori poteva mai immaginarsi. Ecco, voi nella vostra testa c'è pericolo domenica di soffrire vertigini andando ad affrontare la prima in classifica che è vista da voi praticamente su 2 punti? Guarda, io penso che parlando per noi assolutamente non siamo consapevoli, penso che stiamo acquisendo consapevolezza dei nostri mezzi attraverso i risultati, che è l'unica cosa che conta nel calcio. Continuiamo la nostra, come ho detto, striscia in maniera, speriamo di continuare assolutamente in maniera positiva, andando a giocare in una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte, attrezzatissima. E niente, assolutamente, come ho detto, speriamo di assolutamente fare risultato. Poi come hai detto te, diciamo che quest'anno è venuta una sorta di amalgama importantissima con la collaborazione normale fra la società e il mister e fra soprattutto quelli che sono, diciamo, tra virgolette gli anziani, capito così, e i giovani, piuttosto direi molto bravi, che stanno veramente dimostrando di giocare in una piazza sicuramente importante. Dopo un anno difficile stiamo dimostrando di avere una personalità veramente grande e niente, quindi speriamo di continuare così. Senti, voi oltre ad essere davvero un gran gruppo in campo, siete un gran gruppo anche fuori, state sempre quadrato sotto un certo profilo, avete molto spesso anche comunque interazioni che vanno al di là del campo. Quest'anno si è creata un'amalgama che davvero mancava probabilmente a questa società da anni a livello di voi calciatori. Sì, sicuramente, è anche una questione dove in maniera naturale, un po', diciamo che forse è anche normale che comunque quando arrivano i risultati, queste serie di cose, è normale, ti gioisci molto di più, no? Assolutamente. E quindi questa è assolutamente una bellissima cosa che ci portiamo, diciamo, anche di fuori. Poi se posso allacciarmi anche un po' al discorso, capito, determinate cose, e parlandomi anche della squadra, comunque totalmente della squadra, scherzando, no, si riportano determinate cose su Facebook, è un po' indirizzato a voi questo messaggio, no? Dico in generale,
determinati nostri scherzi fra di noi, se si potrebbero comunque, posso dire, enfatizzare, non so se è una parola. Quindi questo è un appello di Willy per la sua stampa. Eh? È un appello di Willy per la sua. È un appello della squadra, assolutamente. Io sono il vice capitano e quindi parlo a nome della squadra. Quindi enfatizziamo. Assolutamente. Diciamo che se si può evitare comunque determinate, perché purtroppo dopo nello scherzo gli avversari potrebbero, si potrebbe comunque offendere qualcuno, quindi assolutamente vorremmo evitare queste cose. Sì. Quindi chiediamo la vostra collaborazione, sinceramente. Ultima battuta con te, mister, nel post partita della gara contro il Savoia ha duramente bacchettato la stampa per quanto riguarda le prestazioni di La Camera, reo secondo lui di essere, diciamo, un po' maltrattato dalla stampa con alcuni, diciamo, voti bassi, uniti a prestazioni che comunque sono sicuramente di altissimo livello. Ecco, tu sei non solo compagno di reparto, ma sei anche amico fuori dal campo, sicuramente crediamo che tu voglia spezzare una lancia nei suoi riguardi. Guardi, io personalmente, cioè, mi interesso più, dico, a livello tecnico, delle critiche costruttive, positive e negative, tutto il rispetto per i giornalisti, fatte esclusivamente dal mio allenatore, quindi penso che è una cosa che riguardi, deve riguardare noi tutti, punto e basta. Almeno io parlo personalmente, io la vedo così.